Ok, allora, buongiorno a tutti. Oggi vi presento i risultati di questo lavoro che abbiamo condotto sulle alghe coccolitoforidi e in particolar modo in realtà sulla parte mineralizzata di queste alghe, che appunto sono delle alghe unicellulari che hanno la capacità di costruire attorno alla cellula un esoscheletro in calcite. E questo esoscheletro a sua volta formato da delle singole placchette che si chiamano coccoliti, e noi siamo andati proprio ad analizzare i coccoliti. L'importanza di questi organismi è dettato prevalentemente da due aspetti. Il primo è che si tratta di organismi che sono dei produttori primari, quindi ovviamente influenzano tutta la catena trofica. E dall'altro canto, attraverso le due reazioni principali, che sono la fotosintesi e la calcificazione, vanno a influenzare direttamente il ciclo del carbonio e possono arrivare a fissare fino al 10% del carbonio totale. Quindi capire tutti i loro meccanismi di calcificazione ed eventuali influenze dell'ambiente circostante su questi processi è importante perché ha un impatto notevole sull'ambiente. Un aspetto da non sottovalutare è dettato dal fatto che i coccoliti sono prodotti all'interno della cellula e questa è una caratteristica molto importante perché ogni aspetto legato al coccolite stesso, quindi ad esempio la dimensione, l'eventuale presenza di malformazioni e la composizione del coccolite possono fornirci delle importanti informazioni sullo stato di salute della cellula e anche sulla sua capacità, abilità di calcificare. Per questo motivo, nell'ultimo decennio, alcuni studi si sono spostati o si sono dedicati a ricostruire, a studiare, investigare alcuni aspetti più legati alla composizione dei coccoliti. Ma prevalentemente si sono focalizzati ad esempio sul rapporto magnesio-calcio, stronzio-calcio e spesso e volentieri hanno analizzato o delle frazioni di associazione o in rarissimi casi sono riusciti ad analizzare dei coccoliti singoli, ma sempre magari con delle analisi sul esemplare singolo, ma non in alto dettaglio. Quindi a oggi in realtà le informazioni che riguardano una distribuzione spaziale degli elementi all'interno del coccolite e la presenza o assenza di elementi magari in tracce è praticamente sconosciuto, ignoto. Questo perché ovviamente sono degli esemplari piccolissimi, andiamo dai 2 ai 5 micron ed è estremamente difficile riuscire a isolarli e ad avere una tecnica per poterli analizzare con una certa facilità. Nel nostro studio ci siamo posti tre domande principali. Che seguono quest'idea, questo percorso, e che riguardano innanzitutto quali elementi sono effettivamente presenti nella calcite dei coccoliti, qual è la loro distribuzione spaziale e se la composizione della calcite cambia per qualche motivo quando cambiano le condizioni ambientali esterne alla cellula. E aggiungo un ultimo, diciamo, scopo del nostro studio, che era quello di andare a vedere se si verifica un cosiddetto effetto cestino, viene chiamato, ossia che quando la cellula si trova circondata da un ambiente in cui sono presenti elementi tossici o potenzialmente tossici in alte concentrazioni, allora la cellula in qualche modo forza alcuni di questi elementi tossici all'interno della calcite come strategia per sopravvivere. Questo tipo di idea non è totalmente avulso da altre osservazioni che sono state fatte recentemente su altri organismi, ad esempio all'interno delle conchiglie di alcuni foraminiferi bentonici provenienti da zone contaminate di zinco. Avevano effettivamente presentato tracce, evidenze di zinco all'interno del guscio. Quindi l'idea, diciamo, non è totalmente slegata da un concetto che si è visto in altri gruppi. Ovviamente i foraminiferi bentonici sono estremamente più grandi rispetto ai coccoliti e quindi magari anche la tecnica di analisi è leggermente più facile. Nel nostro caso abbiamo dovuto
utilizzare una tecnica, non tanto la tecnica particolare, quanto più avevamo bisogno di andare nell'ultra piccolo. E quindi abbiamo svolto delle analisi in fluorescenza raggi X al sincrotrone SRF di Grenoble. Quindi io, insieme alla professoressa Dappiaggio e il dottor Chicotti, siamo andati a SRF. Abbiamo svolto diverse analisi su esemplari singoli isolati di coccoliti. E in particolar modo abbiamo potuto operare alla linea ID16B, che è la linea dedicata alle nanoanalisi, dove abbiamo potuto applicare, ottenere una risoluzione spaziale pari a 50x50 nanometri, quindi adatta alle nostre esigenze. E i risultati del lavoro che abbiamo ottenuto sono stati recentemente pubblicati alla fine del 2020, quindi per chi fosse interessato è uscita già la pubblicazione ed è consultabile. Gli esemplari che abbiamo studiato appartengono a due diverse specie, che sono Coccolithus pelagicus e Geophyrocaps oceanica, e esemplari che sono stati prelevati da degli esperimenti di colture che erano stati in precedenza condotti e svolti da Giulia Fauché, i cui risultati sono stati pubblicati in un lavoro Fauché et al 2017, e nello specifico noi abbiamo preso esemplari di queste due specie provenienti da tre diversi esperimenti. Un esperimento chiamato di controllo, in cui le condizioni, semplificando, sono, diciamo, ideali per la crescita, sono condizioni normali, ideali per lo sviluppo delle cellule, e altri invece due esperimenti dove gli esemplari erano stati coltivati con concentrazioni di alcuni metalli, nello specifico nichel, zinco, vanadio e piombo, con concentrazioni più elevate, quindi potenzialmente tossiche. I risultati che abbiamo ottenuto sono stati, diciamo, ci hanno soddisfatto notevolmente, perché infatti abbiamo ottenuto delle mappe con una distribuzione spaziale molto ben definita, tant'è che già osservando le mappe di distribuzione del calcio si riesce ad apprezzare molto bene la morfologia del coccolite, e questo ci ha permesso di cominciare a fare una serie di osservazioni interessanti che riguardano non solo la distribuzione dell'elemento calcio in confronto tra i coccoliti coltivati in condizioni di controllo e coccoliti coltivati in condizioni di elevate concentrazioni di metalli, ma anche sulla loro concentra la concentrazione relativa del calcio. Tant'è che infatti abbiamo visto che gli esemplari sotto stress presentano un andamento della concentrazione di calcio diversa. Infatti, avendo la possibilità di tracciare dei transetti, quindi come se avessimo tagliato il coccolite ed osservato come varia il calcio in questi transetti che tagliano sostanzialmente la parte esterna del coccolite, vediamo che se mettiamo a confronto i due transetti dei due esemplari, vediamo una totale diversa andamento della curva, che noi abbiamo interpretato come riflettere un assottigliamento dei coccoliti coltivati sotto stress rispetto ai coccoliti coltivati in condizioni normali. Quindi, in un certo senso, evidenziamo un minore spessore, quindi un assottigliamento del coccolite, quando gli esemplari sono sottoposti a stress. Questo tipo di risultato trova una sorta di confronto con i risultati trovati da altri autori con metodi completamente diversi, ma recentemente alcuni autori hanno cominciato a fare delle misurazioni indirette
attraverso l'osservazione all'ottico, quindi semplicemente utilizzando dei sistemi di lenti, eccetera, e hanno effettivamente visto che in alcuni casi particolari di stress, alcuni esemplari presentano degli spessori inferiori. E quindi, diciamo, questo tipo di osservazione ovviamente richiederebbe maggiori analisi e però potrebbe avere delle implicazioni importanti per quanto riguarda il ciclo del carbonio, perché nel momento in cui veniamo ad avere un assottigliamento, vuol dire che meno calcio veniva incorporato all'interno dei coccoliti, e questo può avere quindi un impatto su quello che è poi il budget totale di carbonio che viene scambiato con il sistema oceano-atmosfera. Un altro risultato che abbiamo ottenuto riguarda il rapporto stronzio-calcio all'interno degli esemplari. Ovviamente era noto che lo stronzio è presente nella calcita dei coccoliti, questa non è una scoperta, ma è la prima volta che viene tracciato il rapporto stronzio-calcio attraverso tutto l'esemplare con un'alta risoluzione. Infatti, fino ad ora al massimo si era arrivati ad avere un punto, un valore puntuale per un gruppo di esemplari appartenenti alla stessa specie. Adesso invece possiamo apprezzare l'andamento del rapporto stronzio-calcio che mostra un leggero arricchimento nella zona più esterna del coccolite. Questo accade sempre in tutti gli esemplari di tutte le specie, ma soprattutto abbiamo notato che il rapporto stronzio-calcio varia negli esemplari coltivati sotto stress e varia con un aumento. Cioè, il rapporto stronzio-calcio in questi esemplari è maggiore. Quando abbiamo confrontato il rapporto stronzio-calcio ottenuto per gli esemplari di controllo con i dati di letteratura, tra l'altro abbiamo visto che c'è una buona corrispondenza, quindi a indicare che sebbene siano stati utilizzati metodi completamente diversi di analisi, c'è un certo grado di confronto e questo avvalora di più il risultato ottenuto per quanto riguarda invece l'analisi sugli esemplari coltivati sotto stress. Che quindi mostrano una variazione nel rapporto stronzio-calcio. Il significato di questa variazione è ancora ovviamente da capire, da scoprire e da verificare su un numero maggiore di esemplari, però potrebbe avere delle implicazioni sui tassi di crescita o sui tassi di calcificazione e sicuramente apre a una serie di domande su quelli che sono i meccanismi di incorporazione dello stronzio e del calcio all'interno della cellula quando la cellula è sotto stress. Per quanto riguarda la presenza invece di altri elementi nella calcite, potenzialmente all'interno della calcite, abbiamo trovato in tutti gli esemplari analizzati, la presenza di selenio. Il selenio si presenta con una distribuzione omogenea e che mima in un certo senso la forma del coccolite, c'è una buona correlazione col calcio, anche se stiamo parlando di rapporti selenio-calcio molto bassi, quindi comunque è presente in una quantità molto ridotta, ma che fanno pensare a una potenziale relazione della calcite con il selenio. Questo non è totalmente impossibile se pensiamo che il selenio è un nutriente, è importantissimo per la cellula e potenzialmente quindi potremmo ipotizzare che in qualche modo durante la fase di coccolitogenesi, quindi di formazione del coccolite, il selenio entra in un qualche modo all'interno della vescicola dove si forma il coccolite e interagisce con la calcite. Ovviamente anche questa è un'altra cosa che deve essere verificata con più analisi, ma è un risultato sicuramente nuovo e importante. Infine, abbiamo visto che in tutti gli esemplari studiati sono presenti due elementi che sono cloro e ferro. Per quanto riguarda invece gli elementi che erano stati introdotti in quantità maggiori negli esperimenti sui metalli, la presenza di vanadio non c'è, vanadio è assente, mentre zinco e nickel sono presenti in modo sporadico e non sistematico, estremamente assenti negli esemplari coltivati con le più alte concentrazioni di metalli. La distribuzione totalmente random o diciamo relativamente random, che non si correla perfettamente con la calcite e con il calcio,
infatti lo vediamo anche ad esempio nel transetto, non c'è una relazione, no, con l'andamento del calcio, ma questi elementi sono tutti correlati tra loro e non si correlano col calcio e hanno una distribuzione che non è omogenea, ci ha fatto pensare che non siano stati in nessun modo, diciamo, non si siano in nessun modo legati con la calcite, ma fossero in qualche modo invece depositati sulla superficie del coccolite. Infatti, se andiamo a vedere gli elementi in questione, sono tutti elementi che erano presenti nella soluzione, sono elementi, il cloro sicuramente fa parte del citosol della cellula, non è quindi impossibile pensare che in qualche modo si siano depositati sulla superficie del coccolite, ma non in termini di contaminazione, perché altrimenti li avremmo trovati molto di più. Se a 15 minuti devo chiederti di accelerare un pochino. Sì, è finito. Grazie. E non, e sono probabilmente legati alla presenza della parte che ricopre il coccolite durante la sua formazione. Quindi, concludendo, abbiamo trovato le risposte alle domande che ci eravamo posti. Sicuramente possiamo concludere che non c'è stato un effetto di cestino, che questi elementi potenzialmente tossici, se abbiamo semplicemente trovati sulla superficie del coccolite, e adesso andremo ad analizzare, cioè in realtà abbiamo già analizzato e andremo a elaborare i nuovi dati che abbiamo ottenuto in un nuovo esperimento che si è concluso qualche settimana fa, che abbiamo svolto su una serie di esemplari fossili e che porteremo avanti all'interno di un progetto anche più ampio che stiamo adesso per iniziare a marzo, visto che è stato finanziato il bando SID e che porteremo avanti proprio sugli aspetti legati all'inquinamento delle acque oceaniche e loro impatto su diversi organismi. Grazie. Ok, grazie. Se c'è una domanda velocissima, altrimenti procediamo. Però mi pare che non. Io Ah. tenterei di fare una domanda se posso. Sto Sì, frenando. sì. Ciao Cinzia. Ah, ciao. Allora Cinzia, avete concluso che cloro, ferro, zinco fossero assorbiti superficialmente. Non potete anche concludere la stessa cosa anche per lo stronzio, nel senso che essendo compatibile con la struttura magari è in superficie, viene scambiato localmente col calcio per quello che lo vedete più nelle zone più periferiche. Avete considerato questa possibilità anche per lo stronzio? Abbiamo considerato questa possibilità, ma abbiamo trovato che c'è una correlazione praticamente perfetta, quasi uno, correlazione con il calcio e se vediamo, confrontiamo l'andamento del calcio, l'andamento dello stronzio, se è perfettamente identico, sempre in proporzione. È solamente nel margine dove c'è questa variazione, ma non è è troppo graduale da poter essere una semplice deposizione sulla superficie. Sì, no, no, non parlavo di posizione, ma assorbimento solo a livello della superficie. Solo che comprendo che è difficile escluderlo, ecco. Nel senso che bisogna avere la possibilità di rilevare anche all'interno del vostro oggetto la variazione composizionale, cosa che non è possibile farlo con la tecnica utilizzata, sebbene sia ad altissima risoluzione. Però non so, vi pongo la domanda nel senso che magari è una cosa che procedendo avanti magari potete anche valutare. Non so se ci sarà l'opportunità di farlo in qualche modo concreto. Pensavo a tecniche Sì. più nano ancora. Ancora più un anno. Per ora, diciamo, la perfetta correlazione con lo stronzio non fa, con il calcio non fa pensare a solamente una cosa superficiale. La perfetta mappa, diciamo, che si forma, che dà un'idea della tridimensionalità del coccolite, mi fa escludere a livello ipotetico che si tratti solamente di una cosa superficiale, però ci studiamo. Va bene, grazie. Grazie. Ok, grazie. Dobbiamo procedere, quindi la prossima comunicazione Fouché. Ok, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di questo lavoro che è stata un'opportunità del primo lockdown.
Quindi qualcosa di buono l'ha portato il lockdown di marzo e aprile, perché una studentessa triennale, Giada Griziotti, che ovviamente è coautrice di questo lavoro, ha chiesto una tesi triennale alla professoressa Erba ed è stata poi direzionata a me. Ed eravamo appunto nella fase di lockdown, per cui doveva essere una tesi svolta da remoto. E quindi abbiamo deciso di analizzare dei dati che in realtà erano stati raccolti nel 2014, durante l'anno che avevo passato all'Istituto Geomar in Germania nel mio dottorato, e che riguardavano un esperimento sullo stronzio. Erano dei dati che erano stati, lo ammetto, abbandonati, perché mentre svolgevo questo esperimento in una fase un po' di raccolta dati di iperattività in laboratorio, non mi sembrava che questi dati fossero particolarmente interessanti, e quindi avevo proprio accantonato tutto quello che avevo raccolto. Quindi è stata una buona opportunità. Allora, perché lo stronzio? Vabbè, appunto, magari poteva essere una scelta un po' pazza del momento. Stavamo in quel momento cercando di capire qual era la risposta delle alghe coccolitoforidi a condizioni climatiche estreme, andando un po' a mimare quelle che erano le condizioni degli oceani del passato, in particolar modo degli eventi anossici del Cretacico, e quindi abbiamo detto ok, aggiungiamo anche questo ulteriore esperimento. Ma in realtà questa scelta nasce anche dal fatto che all'inizio del 2000, per una decina d'anni, sono stati pubblicati tutta una serie di lavori che puntavano a misurare il rapporto stronzio-calcio in coccoliti prodotti da alghe coccolitoforidi viventi, e cercando di capire che cosa potesse determinare delle variazioni all'interno di questo rapporto, per poi utilizzare questa informazione e creare dei proxy per il record geologico. Mi spiego meglio. Il rapporto stronzio-calcio nei coccoliti prodotti dalle alghe coccolitoforidi attuali dipende da due fattori: dal rapporto stronzio-calcio presente nell'acqua in cui queste alghe vivono e dal coefficiente di ripartizione, che a sua volta dipende dalla velocità di crescita e dal tasso di calcificazione dell'alga stessa. Per farla più semplice, tanto più velocemente un'alga si riproduce e calcifica, tanto più stronzio si ritrova all'interno del coccolite. Per questo motivo, in tantissimi lavori che riguardano il record fossile, questa informazione è stata utilizzata per ricostruire quelle che erano le condizioni ambientali. In questo lavoro della Catarina Cavallero del 2020, che è stato pubblicato da poco, che riguarda il Pleistocene medio, infatti vedete che ci sono intervalli con delle variazioni nel rapporto stronzio-calcio che sono stati messi in relazione con la paleoproduttività. Quindi quando il rapporto stronzio-calcio è alto, si pensa che la produttività sia più alta; al contrario, quando il rapporto stronzio-calcio si abbassa, si pensa che siano intervalli caratterizzati da una paleoproduttività più bassa. In realtà tutti questi lavori che sono stati prodotti all'inizio, nella prima decade, nei primi 10 anni, insomma dal 2000, avevano un po' di contraddizioni tra di loro, era tutto estremamente interessante, però nessuno in realtà è andato a vedere la cosa più semplice, cioè la geometria delle alghe coccolitoforidi quando crescono in condizioni ambientali diverse. Così che abbiamo deciso di fare degli esperimenti estremamente facili, limitando al massimo le variabili e vedendo cosa succedeva alla struttura della coccosfera di specie diverse, incrementando il contenuto di stronzio. Per cui abbiamo studiato le 4 alghe che probabilmente avrete sentito nominare negli ultimi anni durante Assereto, perché sono sempre loro, però appunto è l'esperimento del 2014, quindi abbiamo studiato come rispondevano all'aumento dello stronzio Emiliania actinis, Gephyrocapsa oceanica, Coccolithus pelagicus brarudi e Pleurocrasis carterae. In questo esperimento abbiamo confrontato una condizione di controllo ottimale con una condizione in cui semplicemente abbiamo raddoppiato il contenuto dello stronzio. Lo stronzio anche nel controllo era presente, perché nella ricetta dell'acqua che viene utilizzata artificiale si mette sempre dello stronzio, però è semplicemente stato raddoppiato. Altri parametri non sono stati toccati, cioè significa
che le alghe erano, avevano tutto ciò che serviva per la loro crescita, non abbiamo variato la temperatura, il pH era ottimale tra 7.9 e 8.1 e anche i nutrienti erano a piena disposizione per queste alghe. Queste alghe hanno avuto una fase di acclimatamento perché volevamo essere sicuri che quando iniziavamo l'esperimento tutti i coccoliti prodotti fossero prodotti nelle condizioni che noi avevamo scelto, quindi nel caso dello stronzio fossero prodotti quando c'era tanto stronzio. Altre piccole note, diciamo, su come abbiamo svolto questi esperimenti sono stati svolti con un sistema che si chiama batch cultures, cioè è un sistema chiuso, cioè gli esperimenti vengono svolti all'interno di queste bottiglie in cui si va a modificare il contenuto, in questo caso dello stronzio, poi il sistema viene fisicamente chiuso e non viene più toccato. Cosa abbiamo misurato? Abbiamo misurato la velocità di crescita per sapere come stavano le alghe, se erano in difficoltà o se invece erano contente di crescere nelle due condizioni sperimentali. Ovviamente questo l'abbiamo fatto misurando la concentrazione algale tramite un contatore di alghe. Dopodiché siamo andati a vedere la cosa che ovviamente a noi piace di più, che è la morfometria o la morfologia delle alghe coccolitoforidi. Sempre con questa macchina che misura la concentrazione delle alghe abbiamo misurato il diametro della coccosfera, quindi la cellula più i coccoliti, il diametro della cellula dopo aver acidificato il liquido in cui c'erano dentro le alghe e quindi dissolvendo i coccoliti, e poi abbiamo fatto un'analisi morfometrica e anche morfologica dei singoli coccoliti andando a misurare le varie strutture. Passiamo subito ai risultati. La prima cosa che abbiamo guardato è la velocità di crescita. In realtà noi non ci aspettavamo nessuna variazione della velocità di crescita perché non siamo andati a modificare quelli che sono i parametri più importanti per la crescita delle alghe, cioè i nutrienti e la temperatura. Invece in quasi tutte le alghe questo infatti è avvenuto, ma solo con una specie che è Coccolithus brarudi abbiamo osservato una riduzione significativa della velocità di crescita quando abbiamo aggiunto lo stronzo, quindi con più stronzo faceva più fatica a riprodursi, però comunque ha raggiunto delle concentrazioni soddisfacenti. Per quanto riguarda invece la dimensione della coccosfera della cellula, spero che questi grafici siano abbastanza chiari, allora in bianco e nero è la dimensione della coccosfera, in bianco quando in condizioni ottimali di controllo, in nero con lo stronzio, in verde acido, in azzurro invece è la dimensione della cellula, in verde acido quando è il controllo, in azzurro invece con lo stronzio. E qua abbiamo già iniziato a vedere una risposta diversa tra le diverse specie. Emiliania Huxley non mostra delle variazioni significative, cellule e coccosfera mantengono dimensioni sempre stabili anche quando aumenta lo stronzio. Cefirocapsa oceanica e Coccolithus brarudi invece mostrano una riduzione della dimensione della cellula quando aumentiamo lo stronzio. Pleurocrasis carterae invece modifica sia la dimensione della coccosfera che la dimensione della cellula. Quando siamo andati a vedere i coccoliti, non abbiamo anzitutto trovato delle malformazioni, erano tutti così, tutti abbastanza ben formati, delle malformazioni ma che si trovano diciamo sempre in modo cioè, naturale all'interno della popolazione, ma non significativi. Abbiamo visto una riduzione delle dimensioni solo per le specie, scusatemi qua, ho dimenticato di mettere il nome, per la prima specie in alto a destra e per l'ultima in basso, in alto a sinistra e per l'ultima in basso a destra, che sono Emiliania Huxley e Pleurocrasis carterae. Alla luce di tutto questo sembra quindi che ci sono delle risposte specie specifiche. Sì, è vero, ma ricostruendo la geometria della coccosfera abbiamo trovato che invece tutte e quattro le specie hanno avuto delle risposte simili. In che cosa? Questo è un piccolo schema per semplificare. Questa è una coccosfera, quindi vedete la coccosfera, la cellula all'interno e i coccoliti. Diciamo del controllo. Quando abbiamo aumentato lo stronzio, in Emiliania Huxley abbiamo visto che la cellula e la coccosfera mantengono dimensioni stabili, mentre c'è una riduzione dei coccoliti. Questo significa che per ricoprire la coccosfera, Emiliana Huxley ha dovuto produrre un numero maggiore di coccoliti che sono andati ad imbricarsi intorno alla cellula, quindi ha dovuto produrre una quantità maggiore di placchette di calcite. Per quanto riguarda Coccolithus brarudi e Cefirocapsa oceanica, invece,
si è ridotta la dimensione della cellula, mentre i coccoliti e la il diametro della coccosfera si sono mantenuti stabili. Cosa significa questo? Significa che la cellula, per essere ricoperta da una quantità significativa di coccoliti per raggiungere la dimensione standard della coccosfera, ha dovuto produrre più coccoliti che si sono tra loro imbricati in più strati. Può sembrare una speculazione, un'idea un po' così non dimostrabile, in realtà ci vengono in aiuto altri dati. Con il contatore algale, per quanto riguarda Coccolithus brarudi, è stato possibile anche misurare il numero di coccoliti liberi, perché i coccoliti di Coccolithus brarudi sono grandi, quindi lo strumento aveva la sensibilità per poter misurare anche il numero di coccoliti liberi. Cosa sono i coccoliti liberi? Sono i coccoliti che si liberano normalmente all'interno dell'acqua in cui crescono le alghe e che sono, diciamo, una misura proporzionale al numero di coccoliti che vengono prodotti dall'alga stessa. Siamo andati a guardare quanti erano i coccoliti liberi e nel controllo erano 4.980 coccoliti liberi su millilitro versus 970 coccoliti liberi su millilitro quando abbiamo aggiunto lo stronzio. Quindi in realtà non sembra che questa indicazione ci dica con lo stronzio sono prodotti più coccoliti. Vero, ma anche no, perché quando siamo andati a vedere la concentrazione algale nel controllo è estremamente più alta, 5.200 cellule su millilitro versus 660 cellule su millilitro quando abbiamo aggiunto lo stronzio. Quindi in realtà il numero di coccoliti che sono stati prodotti quando abbiamo aumentato lo stronzio per ogni coccosfera è molto maggiore appunto nel trattamento dello stronzio. Ci vengono anche in aiuto alcune foto di coccosfere integre che abbiamo trovato al SEM, purtroppo sono poche quelle che si trovano integre. Ovviamente qua ho preso un po' gli esemplari più che potevano essere più esemplificativi e si vede che nel trattamento di controllo la coccosfera è costituita da un numero minore di coccoliti rispetto al trattamento con lo stronzio. Scusa? 3 minuti. Ok, grazie. Quindi questo sembra confermare la nostra ricostruzione, quindi con lo stronzio tutte e tre queste alghe producono più coccoliti, quindi hanno una sovrapproduzione di placchette di calcite. Non possiamo trovare coccosfere integre per Pleurocladis carterae perché è una struttura estremamente particolare, ma sicuramente vediamo una riduzione sia della coccosfera, sia del diametro della coccosfera che della cellula che dei coccoliti e quindi facendo questa ricostruzione sembra che anche in questo caso Pleurocladis carterae produca più coccoliti per andare a costituire la sua coccosfera. Perciò in tutti questi casi quello che abbiamo trovato è un aumento della produzione di coccoliti per ogni cellula. Siamo andati a guardare quello che si trova in letteratura. Vabbè, Cinzia ha appena parlato di questo grafico, quindi non entrerò nel merito perché insomma è stato proprio appena parlato. Comunque appunto il rapporto stronzio-calcio è noto che lo stronzio si trova all'interno dei coccoliti, che sia maggiormente presente sul bordo con concentrazioni più elevate sul bordo dei coccoliti, ma non è vero solo questo, è vero anche che specie diverse presentano concentrazioni diverse. Questa è una specie di cui io sono innamorata, che è la Scifosfera, ed è la specie che mostra le concentrazioni più elevate rispetto ad altre specie di stronzio all'interno, o comunque un rapporto maggiore di stronzio-calcio all'interno dei suoi coccoliti. Il motivo non si sa. L'unica cosa che vorrei precisare è che la coccolitogenesi è un processo intracellulare che non avviene solo all'interno della cellula, ma all'interno di una vescicola, per cui gli ioni stronzio, ma anche calcio, che servono per la calcificazione, devono entrare in due membrane, quindi è un processo fortemente controllato dalla biologia della cellula. Eppure non è nota nessuna funzione biologica dello stronzio. Lo stronzio sembra non avere nessuna funzione per la biologia dell'organismo. Le ultime due cose che voglio dire, prima dell'ultima slide, sono queste. In queste immagini si vedono dei coccoliti che sono malformati. In realtà nel lavoro di Langer et al, la prima immagine in alto mostra dei coccoliti formati male, ma in questo caso lo stronzio era stato molto aumentato, ma non era stato introdotto il calcio, quindi probabilmente la difficoltà di calcificare è dettata dal fatto che c'era poco calcio, mentre
nel lavoro di Meyer et al. Del 2020 si vedono dei coccoliti che sono molto ben formati nell'immagine A, in cui lo stronzio è molto poco, ma che sono molto mal formati nell'immagine D, dove invece lo stronzio è presente in concentrazioni elevatissime. Qua lascio una domanda aperta, tornando al discorso che ha fatto Cinzia, e io mi chiedo se lo stronzio non sia in realtà immagazzinato all'interno della cellula perché è troppo tossico per l'alga, e quindi che venga utilizzata la coccolitogenesi come un modo per liberare dall'interno del citosol della cellula questo elemento. L'ultima cosa, lo stronzio calcio, il rapporto stronzio calcio viene utilizzato appunto per delle ricostruzioni paleoambientali, per capire intervalli in cui c'è stata un'elevata produttività determinata da elevati contenuti di nutrienti. Tutto questo è molto interessante, però bisognerebbe dare un'occhiata proprio anche al numero di coccoliti prodotti, perché anche il numero di coccoliti prodotti cambia ovviamente il tasso di produzione della calcite e il suo esporto, e quindi ha delle importanti conseguenze anche appunto sul ciclo del carbonio e così via. Con questo vi ringrazio, spero di essere stata nei tempi e se ci sono domande sono qua. Ok, grazie. Ok, allora, grazie. Sì, grazie Giulia, procediamo. Next talk will be by Wolf Gring. Okay, wonderful, thank you. Okay, now as we have the right screen going and you can actually hear me, I'd like to talk a little about the upper accretation record of IODP site U1512 foraminiferal stratigraphy and paleoenvironments of a marginal marine basin. We analyzed this site, in particular the benthic foraminiferal record of this site, as part of a bigger project, the benthic perspective on Cretaceous Austral climate evolution. In the course of this project, I have the chance to do some years as postdoc here in Milan. And we will be mainly working with the results and findings and basically objectives we had during IODP expedition 369, which was mainly about understanding the rise and collapse of the Cretaceous greenhouse, the breakup of Eastern Gondwana, controls on Cretaceous OAEs, and the Cretaceous paleoceanography of the southern high latitudes. So you see already it's a there is a hard focus on climate and climate evolution during the late Cretaceous. Now, why is that? If we look only at this screenshot I took from a paper of Huber and others, we see the evolution of Earth's temperatures during the Cretaceous, particularly during the late Cretaceous. And we see that we are going through a very interesting phase of climate deteriorations here. And these things are particularly well expressed in southern latitudes. And the other thing is, although they are particularly well expressed over there, we have the big problem that the record of southern latitudes of the Mesozoic is strongly underrepresented in the literature. So most that we know comes from the northern hemisphere or the mid latitudes. So if we have a quick look on the paleogeographic framework that we see during the mid to late Cretaceous, this is especially valuable and especially important for this study. Within the southern hemisphere, shortly after the breakup of Eastern Gondwana, India has already parted ways. In this view, you have these little red stars that are the sites IODP Expedition 369 drilled. And during this time, when we witnessed during the late Cretaceous, we witnessed the ongoing divergence of India, Antarctica, and Australia. And after that breaker process of Eastern Gondwana,
we see the reconfiguration of continental masses and everything that is associated with this kind of process. So we do not only see the reconfiguration of continental masses, we also see the reconfiguration of ocean pathways, the reconfiguration of current pathways, of the opening of new straits and basins. For example, the opening of the Australo-Antarctic Gulf due to the ongoing divergence of, in this case, Australia and Antarctica. We see that during the Late Cretaceous, this ocean basin is opening up, and with the results of this IODP expedition, etc., etc., we have quite a wonderful record of that. We got a during the IODP expedition 369, we recovered a Turonian through Santonian sedimentary record. Why this site is important, we see on the next slide. As I said before, climate variations are more prominently expressed in the high latitudes. We can use benthic foraminiferal records as archives. They tell us a lot about climate evolution, about paleo temperatures, about we can reconstruct the ocean pathways, etc., etc. And the record of this marginal marine basin, of the restricted basin in southern high latitudes, is one of the few more or less complete records of Turonian through Santonian of a marginal marine basin in the southern high latitudes. I know of no record that extensive and that high quality of this region, of a region in the southern high latitude, as what we recovered from site 1512, that gives us a record of the progressive opening of this marginal marine basin of the Australo-Antarctic Gulf. If you look at it a little more in detail, how does it look like today? Up there, that is a sketch map of the southwestern Australian margin. In black, you have all the landmass of Australia. The grayish parts are the Great Australian Bight Basin, along with all the sub-basins. And the red dot, of course, marks site 1512, today's location of our study site. The history of the Bight Basin itself starts in the late Jurassic, when the whole rifting process of East Gondwana started, broke loose, and the genesis, the history of the Bight Basin is the geologic history can be told within Jurassic through the late Cretaceous. We see the breakup of these landmasses, the ongoing divergence between Australia and Antarctica. And during the breakup process, we witness the ongoing subsidence of this element, this structure, the Bight Basin. And in this rapidly subsiding basin, we've had two massive depot centers of adjacent river systems that came in from the north, from Australia. During mid and late, mid through late Cretaceous times, the Bight Basin, or the Australo-Antarctic Gulf that was in the process of opening up, could have been characterized by a prograding delta system. And in this delta system, we got with these two massive depot centers, we got a history of thick silt and claystone sequences. And you can see it also on the right side. This is our recovery
a recovery graph, recovery sketch from the IODP expedition, you can already see the core recovery is pretty good. There's only very little white dots. So we, back in 2017, IODP 369 recovered around 700 meters of silty claystone. And with this massive sequence, with this massive record, we in the end tried to evaluate the benthic foraminiferal, not only, but also the benthic foraminiferal record of this basin, and to reconstruct what is happening there. So what you got, it's okay. The picture is a little blurred, I'm sorry for that, but this is just to give you an idea on how these cores looked like. It was a really uniform, blackish, grayish, blackish, silty claystone with very, very few macrofossil content. We have here an inner ceramid fragment. And apart from that, we were happy to find lots of benthic foraminifera. When I say benthic foraminifera, I'm mostly talking about agglutinated foraminifera. But however, the other fossils were enough to set up a wonderful stratigraphic framework, mainly due to the good record of calcareous nanofossils. We go from UC8 up to UC12. Planktonic foraminifera are unfortunately rare, but we got some hints here to get a planktic foraminiferal biostratigraphic framework, a planktic foramsonation, and a colleague of ours has been working on palynomorph stratigraphy, which obviously is a thing in the southern high latitudes, especially in Australia, where a lot of palynomorph stratigraphy has been used to correlate drill sites in the bight area. So I already said before that the benthic foraminiferal assemblages that I am looking at specifically are dominated by agglutinated forms. This is and the first sight was it reminded me of flish assemblages I know from the Tethian regions, from Europe, from the Alpine regions. On the second side, I have to say that these assemblages we find in South Australia and the Australian Bight are completely different and obviously completely new, and do not fit in any agglutinated foraminiferal, let's not say sonation, but in a type of agglutinated foraminiferal assemblages. It's not a real flish assemblage, it's not a real deep sea assemblage, it's not a slope marl assemblage. It seems to be, it has several new elements, a lot of new taxa. And in this project, we were trying to find out what are the new elements and what we actually could see there. So these are the SEM photographs of some of our forum assemblage. I just want to give two or three points to see the important players in this little game. First of all, our tubular agglutinated foraminifera. In red, you have here Calamopsis, which is the most prominent, the most dominant taxon we find in the Great Australian Bight. The second ones are Haprophragmoides, these planispiral agglutinated forms. So these two types went to be defining for the assemblages that we recovered there. With benthic foraminifera, with calcareous benthic foraminifera, sorry. We will see this a little later. They are virtually absent. So in kind of 80% of our succession, benthic foraminifera make out only a very, very
small part of the assemblage, and so the calcareous benthic assemblage is really depauperate and seems to be dependent on connections to these to the open ocean. So what I got here is Notoplanolinum. This is one of the benthic markers we found in the Australian Antarctic Gulf in the Bight Basin that even allows us to correlate this section over larger parts of the late Cretaceous Southern Ocean. Hey, Harry, Eric, you have 3 minutes left. Yeah. So we identified distinctively different benthic foraminiferal associations, and there you go. So this is the first thing that I will not go into much detail. We got a benthic foraminiferal stratigraphy of agglutinates and calcareous benthic forms. The agglutinate stratigraphy is very much similar to what we find in the Tertian regions, which is really interesting considering the fact that we are on the other side of the globe basically here. And yeah, these are our five assemblage types. Sorry, I'm rushing through this. And as a conclusion, I will only give a possible reconstruction of the environment. You have here the different assemblage types we identified, with dominated by plenispiral forms, tubular forms, and benthic forms in the upper part. Several geochemic characteristics that all end up to our final paleo-environmental implications and possible ideas that this Australia-Antarctic Gulf Basin was suffering from restricted connections with all the markers that we have, forearms, iron input, influx from the continent, etc., etc. And through the late Cretaceous was fluctuating between marine influence, continental influence, marine influence again, restricted influence, etc., etc. And finally, going when we correlate this to a global sea level curve, and we look at it in the global picture, finally opening up during the Coniacian Santonian. Yes, so I should have made it within these 3 minutes, I hope. My last remarks, slide 1512 displays a record of the opening of the Australian Antarctic Gulf. A strong link to sedimentary properties are to be seen within our forearms, and the stratigraphic framework works. It correlates to the Tertian zonations with agglutinated foraminifera, and the depositional environment was influenced by the interplay of the ongoing subsidence of the basin and the runoff of the nearby river system. Thank you very much. Okay, thank you. Any quick question for Eric? Could you please give a little bit, say a little bit more about the statistical analysis and the groups that you have identified? We have seen very quickly a slide. Yes, this was this one, I think, right? So this is what I did. I grouped the benthic foraminiferal record by hierarchical clustering in what? This is what you see on the left side with A here. And I did a principal component analysis. And the combination of these two analyses gave the result of five different foraminiferal assemblages. I put them on the left. Numbers 1, 2, and 3 are dominated by tubular and globular agglutinated forms. And 5 and 4 are dominated by plenispiral and calcareous benthic and plenispiral forms. So these are five assemblage types that are kind of alternating throughout the record we have. I move to the next slide now. No, to this one, yes.
You see on the left side this huge column with all the different colors, where you have in the lowermost part these in violet the planispiral agglutinated assemblages dominating, and in the middle the tubular assemblages, and on the very top the calcareous benthics and planispiral assemblages. So these were the groups that we determined in the statistical analysis. So. Okay. Thank you very much. Hello everyone, my name is Yingli Wu. I'm in the 34th cycle of my PhD, the third year. My primary supervisor is Professor Andrea Trebboni, and co-supervisors, Professor Diego Gatta, Professor Federica Vida, and a collaborator from the University of Roma, Marina Gallinaro. My PhD project is mostly about the conservation and preservation of rock art. And today I'm going to present some results from under this framework about the chemical profiles and the microbiological communities of two different colored coatings from two rock art samples from a rock art site in Yabelo, Ethiopia. This is the outline of my presentation. I will give an introduction on the project, specifically on this part first, a site description, aim of my research, methodology, and then the results, conclusions, and the future work. First of all, considering the preservation of rock art, it is a very fragile cultural heritage, and there is not much we know about the mineral coatings that are formed sometimes regarded to weathering on rock art. And so specifically, in this part of my research, I try to understand the biological and the mineralogical features in two different colored coatings from two samples in the rock art gallery of Ethiopia. This is the site where my samples come from. It is in southern Ethiopia, a place called Yabelo, and it is an open air sheltered rock art site, as you can see here in the picture. And this project is in collaboration with the University La Sapienza of Rome. And the rock art leader is Dr. Marina Gallinaro. They have a formal agreement with the local authorities to export and analyze the samples. Now, we see that there are some of the major conservation issues in the open air rock art gallery in Yabelo. We can see here on the picture here where there is a painting of a bull and the cattle, and we can see that there is the paint that is exfoliating, and also other issues with rock art. Like you can see here, it is the rock surface in the picture here, the rock surface that is exfoliating, and it is also vandalized by modern graffiti. And on the right here, we can see that there is a crust formed maybe because of the weathering that covers the rock art. And it sometimes comes in different colors. Like here we have a red and white crust overrunning the rock art panel. And also in my research, I'm trying to investigate whether this kind of formation of coating is not good for the rock art, or maybe sometimes it could help enhance the rock art. That is one of the questions I'm trying to investigate now. So the aim of this particular part of the research is I'm trying to understand whether different rock art samples taken from two different colored coatings in the same rock art shelters might reveal some different results. So we chose two different colored coatings, one
Here, sample one is from a relatively white coating, and sample two is from a relatively red coating. The methodologies I use here, first the microscopic characterization. We prepared thin sections and we observed the samples, the thin sections with optical microscopy and then the scanning electron microscope, also coupled with EDS for the chemical characterization of the samples. These microscopic characterizations were performed at the Department of Earth Science here. And I also did a visualization of the biofilm structure of the surface of the samples. This was done by the confocal laser scanning microscope, which is available at Unitec. And also, we performed DNA extraction at the Defense Department at UNIME. And the sequencing was done at an external lab. Here are the results of this part of the research. First is the optical microscopy of the thin sections. So we can see in the thin sections, the surface of the samples are to the right side of the picture. So on sample one and both sample one and sample two, we can see a dark coating growing along the surface of the sample where the red arrows are, and they sometimes extend into the cracks. And we can also see in places that there are red-brown, maybe organic substances in the crevices of the rock. In sample two, there is also where the red arrows are, we can observe a black coating growing along the surface of the lithosurface. In the scanning electron microscope, this is actually the picture that was taken from the same location as the picture in sample one previously. So we found out that this dark black inclusion here, it is actually an iron inclusion. But what we are really interested in is the coating, the inorganic coating that you can see that grows along the surface where the red arrows are, along the surface of the sample. And so we found out with EDS, the chemical characterization, that the coatings on sample one contains high amounts of calcium oxides and phosphates. And the coating is even more developed in correspondence with the iron inclusion. Now, in this picture, we have a comparison of the SEM pictures of both sample one and sample two. So basically, we can see that in general, the coating on sample one is thicker than in sample two. And also, from the contents here, we did the EDS on both samples, and we can see that generally, sample one contains higher amounts of calcium and phosphorus than sample two. We are suspecting that the high contents of calcium oxides and the phosphates might be related to organic or biological activities. This is our hypothesis. And this is the reconstruction of the biofilm on the samples. So the way that the confocal microscope works is, first, we stain the surface of the samples. So in this experiment, we have the phototrophs in blue and the chemotrophs in green. And we can see some red, which are the polysaccharides, that is the components of the biofilm. And then the mineral stone is reflected in gray. So we can see that very obviously, sample one has a higher coverage of biofilm than sample two. And sample one also
has a higher diversity because it has chemotrophs and phototrophs. And well, in sample two here, most of the biofilm it is scarce than in sample one, and most of them are chemotrophs, which is green. And here is some analysis of the bacterial communities. And what I'm trying to explain with these graphs, only a few points. And first of all, is the rarefaction curve that we see in picture A, in figure A over here. This rarefaction curve is just to tell us that the sequencing depth was reliable. So we can use these the results from the data to explain the bacterial communities. And the Venn diagram here in figure B, we can see that in sample one, we have 139 different taxonomic units. And and in sample two, we have 32 taxonomic units. So, and only between the two samples, only two operational taxonomic units overlapped. So we can see that the bacterial communities in these two samples are very different. And obviously sample one has higher diversity than sample two. And also in figure C over here, I have the alpha diversity indices to show that the diversity level of the bacterial community is much higher in sample one than in sample two. And this is the results of the metagenomic data of the two rock samples. So basically the main point to this picture is to see that, first of all, the picture A on the left is the phylum level and the picture B here is to the genus level. But the most important thing is we can see that on both taxonomic levels, sample one has a higher diversity than sample two. And it is especially obvious at the generic level, because we can see that the composition of sample one has much more diversity of bacteria than in sample two. And this is a heat map that represents the main features of the biofilm communities on these two samples, on the coating of these two samples. First, I would like to talk about, in this picture, the orange is like lower, features the lower relativity, and the green is the higher relativity. So first of all, we can see that in both samples, there is not much bacteria related to pigment production. So it is suspected that the color we see on the coatings are mainly related to the mineral itself instead of the pigments that's produced in the bacteria biofilm. And then what I would like to show you next is we can see in these two categories that in sample one and sample two, there is a difference because in sample one, there are higher amounts of bacteria involved in mineral precipitation and metal redox cycle. And we can suspect that maybe in sample one, the bacterial community is more related to biomineralization than in sample two. Hey, you have 2 minutes left. Ah, okay. I'm almost to a conclusion, thank you. And then lastly, in both samples, we have a lot of bacteria from animal and human sources because the rock art site until today is still used by the local modern community as herding sites for animals. So maybe that's where the bacteria comes from these activities. And so we have the conclusions that I more or less pointed out in before. So we see that the two coatings show distinct features, especially sample one contains higher amounts of calcium and phosphorus. And on both samples, heterotrophism is the most common bacteria. And we can see that the bacterial community on sample one
is different from sample two. Sample one has more biodiversity, and they are more related to biomineralization than in sample two. And in my future work, for my PhD project in Hove, I wish to carry out XRD analysis, Raman, and I will continue sampling my other rock art samples and do bioinformatic analysis, and if possible, radiocarbon dating. And these are the publications. And the second one here is based on the results that I have just reported. And I participated in the conference for biodeterioration of stone monuments last November, where I won an award for the best student presentation. And I'm looking forward to attending the International Symposium on Archaeometry, which is postponed to next year. And these are the courses I participated in this year. And these are my funding bodies and affiliations. And thank you all for your attention. Okay. Thank you. Thank you. Question for Inli? Yes. And I'm asking if someone has some question for you. Yes, please. Okay, I can ask a question. Yes. Very quick question. I'm just curious. What is exactly bioinformatics? You said that you are planning to do this in the next future to complete your PhD. Yes. What you will do on your sample, on your material, in terms of bioinformatics? So what I do with bioinformatic analysis is after I acquire the data from sequencing DNA, I need to perform, I have only raw data. So I need to, this is also I'm learning with my colleagues that I need to use bioinformatics to analyze the data so I can understand what bacteria communities I have in my data, and maybe what functions they perform, and to basically to have a more thorough understanding of the sequencing data, so I can try to explain my research better. Does that answer your question? Yes, my question was, is this necessary to conclude your research? And I understand yes. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Can I make a question? Yes. I was interested in knowing how do you plan to do XRD analysis of your samples, because the crust are very thin. Are you planning to apply for synchrotron bean time, or do you have any other plan? Thank you for the question. I'm planning to do XRD or Raman analysis because I need to confirm the minerals on my samples. Right. And I understand that because the nature of my samples, there might be some difficulties in doing the XRD. I might have to destroy more of my samples. So it is also an issue for my research. And I am not completely sure yet, but I am looking into that with my supervisors. Okay, I'm pretty sure you will find out the way. Okay, thank you. Okay, thank you, Inli.